Non è vero, le reazioni avverse ai farmaci comprendono una grandissima categoria di reazioni che vanno dalla gastrite, per esempio, con l'uso degli antinfiammatori, fino alle reazioni allergiche. Quindi le reazioni puramente allergiche sono la minoranza, anche se sono le più gravi, spesso ci sono delle reazioni pseudoallergiche che vedono altri meccanismi immunologici e poi ci sono le reazioni completamente non allergiche che sono estremamente variegate e sono comunque da indirizzare allo specialista.